Dica. Parlo della scrittura adesso e poi parliamo dello studio bozzetto. Sì. Vado. Allora, io volevo parlarvi della scrittura, ma perché ci tengo a dire per chi volesse poi entrare in questo mondo lavorativo, a mettere dei punti che ho capito io poi lavorando, nel senso che quando, cioè, sostanzialmente è differente tra autore e sceneggiatore, o meglio, io in realtà non faccio soltanto la sceneggiatrice, faccio anche l'autrice quando mi viene chiesto, per esempio, non so, una casa di produzione ti dice: mi interessa di fare, ma perché ci sono i fondi piuttosto che manca sul mercato un prodotto per bambini età scolare, per esempio, che sia tagliato sui maschi più che sulle femmine e null'altro. Oppure ho questi personaggi che mi piacerebbe utilizzare. Allora, da lì io faccio una Bibbia letteraria. Allora, in questo caso io la invento, nel senso che con queste indicazioni che mi danno cerco di tirar fuori delle idee, che all'inizio sono poche righe, in cui io dico, ma potrebbe essere su, non so, tra ragazzini che giocano a calcio piuttosto che un'altra cosa, e poi si sviluppa una Bibbia letteraria. La Bibbia letteraria è, e quindi in questo caso è un prodotto un po' più autoriale, anche se comunque non sei mai un autore come uno scrittore di libro, cioè se io, anch'io ho un mio romanzo e quello è un prodotto che faccio io con le mie idee, col mio gusto e là dentro sto. E allora in quel caso è Valentina Mazzola ha scritto questo. Quando invece vengo chiamata sia per fare una Bibbia letteraria, ma a maggior ragione per una sceneggiatura, invece io non sono autore, sono, anche se per la SIAE sono autore, diciamo, vengo classificata tra gli autori, in realtà non lo sei, perché tu sei un artigiano, io mi considero così, un artigiano della scrittura, cioè tu sai fare il tuo lavoro, però devi saperlo fare a seconda di quello che ti viene domandato. Quindi se, io faccio sempre l'esempio di uno che costruisce le sedie, cioè tu sai che una sedia deve avere più o meno delle gambe, una seduta, uno schienale, piuttosto che sì o no, dei braccioli o no. Che poi però ti venga chiesto una sedia barocca, una sedia minimal o una sedia di un altro tipo, quello ti viene richiesto e tu devi saperlo fare. Però la struttura la sai, cioè è fatta così. Quindi non esiste il panico da pagina bianca, cioè tu sei un lavoratore, hai dei tempi di solito strettissimi e quindi vai, tu fai. Poi a seconda ci sono tantissime figure che ruotano attorno perché io adesso spesso sono anche script editor, quindi io coordino anche degli altri sceneggiatori, ma di solito le produzioni, visto che mancano sempre i fondi, sono sempre con collaborazioni, coproduzioni, quindi magari ci sono tre produttori che sono tre studi con tre o più teste per ognuno, quindi ogni cosa che tu fai deve essere approvato da tutti quanti. Dopo loro ci sono anche le TV che entrano in questo giro, quindi non so, c'è la Rai piuttosto che Francis, piuttosto che altre TV, e anche quelle diranno la loro. Per il nostro palinsesto va bene questo, piuttosto che quell'altro. Poi ci sono anche delle cose che si scoprono man mano, per esempio anche su Topotip, che sono dei piccoli problemini legati alle tematiche dei bambini, insomma, non voglio andare a scuola, non voglio fare il bagnetto, non voglio qui, non voglio là. Io avevo pensato anche, non so, sai quando i bambini escono e chiedi sempre hai fatto la pipì? E loro ti dicono no, ma li vedi che saltellano. E per esempio questo in Canada non si può, perché in Canada c'è il tabù della pipì. Quindi questo è un esempio per tutti, per una scemenza, però per dire, sono delle cose che tu dai per scontate invece che non si possono fare. Per esempio un'altra scemenza era far saltare i bambini sul lettone, i bambini saltano sul lettone, e no, quando mai i bambini saltano sul lettone, poi senza casco. Cose che a te sembrerebbero normalissime, non si può fare. Per un altro prodotto per la Rai, scrivevo per l'Albero Azzurro, per esempio, non potevo citare neanche nel copione patata, banana, delle cose che, oppure il personaggio che è un uccello era il volatile. Oppure una sceneggiatura fatta sulla banana, dicevo, ma cosa fanno? La maneggiano la banana? Sì, ma come la mangiano? Così, no, meglio mangiare così, cioè cose anche strampalate. Comunque queste sono sciocchezze, però questo per dire che la bravura, diciamo così, comunque il saper lavorare, essere professionisti in questo settore è essere puntuali nei tempi. E
e fare secondo le indicazioni, quindi non innamorarsi mai del proprio prodotto, della propria scrittura, ma essere duttili, essere capaci di modificarsi sempre, perché poi comunque non è vero che è buona la prima, va bene anche se a te sembra che all'inizio perda, poi invece la tua bravura deve essere quella di riuscire a fare lo stesso, malgrado tutti questi paletti che ti vengono dati. E quindi questa è una cosa che bisogna tenere presenti. Poi soprattutto in produzioni grosse, quando tu hai da gestire 52 sceneggiature, che devono avere tempi di consegna che sono rigorosissimi, perché comunque a seconda delle consegne poi della casa di produzione alla TV che le sponsorizza, per esempio, ricevono i fondi. Senza quei fondi la produzione non va avanti. Senza la scrittura non può procedere lui. Quindi questo è tutto un percorso per cui essere... Cioè, lavoratore, cioè non sei poco artista, sei più lavoratore. Cioè, l'arte te la tieni dentro come tuo bagaglio personale, che secondo me, anche qui sul bagaglio personale per scrivere per i prodotti per l'infanzia, ci deve essere un interesse A per l'infanzia, B per la letteratura dell'infanzia. Non bastano, ma questo è un mio punto di vista, chiaramente chiunque mi può smentire, però secondo me non bastano i fumetti, cioè bisogna leggere, 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 per scrivere bisogna leggere, bisogna leggere molto e poi le cose ti vengono automatiche, spontanee, la ricchezza di vocabolario e tutto il resto, ma bisogna leggere tanto, informarsi tanto, vedere anche, però per esempio anche valutando gli altri sceneggiatori, quando mi trovo a lavorare con loro, ci sono sceneggiatori che non conoscono la punteggiatura, per esempio, e nella sceneggiatura, soprattutto nei dialoghi, è grave, perché la punteggiatura sono pause di recitazione e la punteggiatura va usata. Non esistono. Poi l'altra cosa anche che noto molto è... Ma questo anche dai alcuni produttori con cui ti trovi a lavorare, ti dicono: va bene, ma non devi mica scrivere una sceneggiatura di Almodóvar, è un preschool, quindi che ci vuole? No, ci vuole, perché scrivere per i bambini non è vero che devi usare una scrittura, è vero che è semplice, ma semplice non è detto che sia, non corrisponda a facile, perché devi usare magari dei vocaboli che sono di facile comprensione, ma saperli mettere in modo giusto. Poi anche. I bambini di oggi non sono i bambini che eravamo noi, cioè che ero io per esempio, cioè una volta c'era per esempio la tendenza a parlare i bambini con arriva la brum brum, hai visto il bau bau, bibibiba. Adesso i bambini si parlano in modo normale, i bambini vedono anche dei prodotti anche un po' più alti rispetto alla loro età, quindi anche questa divisione preschool, school e kids non è così rigorosa, perché sono i bambini di 5 anni che vedono Violetta, Violetta sarebbe considerato kids. Sono tutte queste cose che insomma bisogna valutare. Entrando nello specifico, non so se sapete cos'è una Bibbia letteraria, ve lo racconto. La Bibbia letteraria praticamente è creare il mondo, proprio il mondo del prodotto d'animazione, quindi si fa sia per un film che per una serie animata. Nella Bibbia viene descritto, si inizia con un concept, nel senso posso parlare già di Topo Chico, no? Ah, per prendere un po' un prodotto che vedrete, oppure se vuoi far vedere quella di Summer Camp, la Bibbia, che ce l'hai. Vado a spegnere la luce. Sì, ma no, ma è solo per far vedere più o meno la Bibbia com'è, una Bibbia letteraria, che ve la faccio vedere. Questa che vedrete è un prodotto francese integrato anche con dei disegni. Tra parentesi, io ho studiato francese per grande sfortuna nelle assegnazioni del liceo e invece mi è servito tantissimo perché gran parte delle produzioni europee sono in Francia, dove sono bravissimi nell'animazione e dove finanziano bene, per esempio lavorare per la Francia è una meraviglia perché vieni pagato il triplo. Primo, c'è una tutela, questo qua si chiama Summer Camp e sono dei ragazzini che vivono in questa specie di foresta dove tutto può accadere, sono alla ricerca di questo personaggio misterioso che si chiama Flapasha. E qua per esempio io la Bibbia l'ho già ricevuta, non l'ho fatta io in questo caso. Comunque si fa un concept di serie in cui dici, non so, sono questi personaggi che vivono in questo mondo misterioso alla ricerca di questo personaggio che si chiama Flapasha e accadranno in ogni puntata diverse avventure. Poi c'è la descrizione dei personaggi che è importantissima
Perché anche se è una storia molto semplice, come citavo prima, Nemo, anche se è una ricerca alla fine di questo pesciolino che si è perso, e la storia è tutta lì, i personaggi sono così ben caratterizzati che reggono tutta la storia, ma spessissimo accade questo, ne anche nei prodotti Disney o Pixar, sono storie semplici, ma là dentro c'è un mondo. Quindi qua c'è tutta la descrizione dei personaggi, e per ogni personaggio, quando viene descritto, tu lo descrivi già. A volte prima che ci siano anche i disegni, e allora tu dici questo personaggio, per esempio, se mi chiedo una Bibbia dal nulla e invento io i personaggi, dici è una bambina, ha 5 anni, descrivi il carattere, dal carattere poi di solito si diventa Sì, anche questa è già una Bibbia nell'immagine. grafica, quindi un passaggio successivo alla Sì, tua. questa è una Bibbia già integrata perché è quella che è fatta da mandare, perché poi se invece uno deve sceneggiare ha bisogno di vedere anche i personaggi come sono. Però il carattere così è importante perché poi determina anche l'abbigliamento, le espressioni, ma anche la tipologia del personaggio, no? Se uno è antipatico di solito è magro e col naso lungo come me. Cioè, non magra, ma con il naso lungo sì. Se uno è simpatico e buono, in genere è grassottello. Insomma, questi sono gli stereotipi che però funzionano perché comunque abbiamo in mente dei caratteri che sono sempre quelli. Cioè, il tondo è buono, il triangolo è cattivo. E anche Bruno aveva fatto quello lì, rompiballe, era un triangolo. Cioè, quelli più spigolosi sono, più cattivi sono, diciamo. E non a caso i bambini sono così tondolini, hanno gli occhi grandi. Cioè, l'occhio gigante è proprio da buonissimo. Più l'occhio diventa piccolo, più sei stronzo. Così. Si può dire in streaming stronzo? Scusate. Dopo la descrizione dei personaggi, nei personaggi, la descrizione dei personaggi si dice anche cosa piace al personaggio e cosa non piace. A volte è utile, a volte non serve a niente, ma serve allo sceneggiatore per conoscere il personaggio e quindi farlo recitare. Dopo la descrizione dei personaggi si fanno come interagiscono i personaggi l'uno con l'altro. Allora, com'è il bambino con la preside, com'è la preside con l'aiutante e quali sono i loro rapporti. Quindi è molto complesso. Si descrive nella Bibbia anche l'ambiente, quindi dove vivono, cosa succede nell'ambiente, come è fatto l'ambiente, più o meno anche come te lo immagini, se è rassicurante piuttosto che invece cupo, eccetera. E poi si fanno sempre in Bibbia delle sinossi o delle storyline in cui fai capire più o meno come saranno, cosa succederà negli episodi. Sono poche righe che descrivono un episodio. E questo è il pacchetto che viene dato di solito alle TV per avere poi la sovvenzione insieme a una o più sceneggiature che uno fa come prova, perché poi magari invece nel corso d'opera o secondo dei produttori che entrano, anche la Bibbia ha delle modifiche, può variare anche di molto, nel senso che magari un personaggio secondario diventa invece protagonista, eccetera. Quindi anche dall'idea che uno ha portato, anche se era giusta e vincente, può darsi che poi si trasformi Questa è la in corso Bibbia d'opera. letteraria, la prima di Topolino. La Bibbia di Topolti, per esempio, credo che abbia avuto 20 stesure o più. Questa l'ho scritta tutta io invece e avevo come punto di partenza i libri di Topotip. Qua infatti non ci sono ancora i disegni perché siamo ancora alla fase di Io scrittura. avevo i libri di Topotip che erano un successo letterario per la Giunti, sono stati tradotti in 27 lingue ed era un loro prodotto di punta. Quindi no, li avevo dati a te. Ma se ne era lì. E quindi è una grande responsabilità, perché comunque quando si sa bene, quando ci si affeziona al libro, poi dopo trasformarlo e creargli un mondo intorno può essere anche rischioso. Io qui sapevo solo che c'era Topotip, che era un topolino capriccioso, che rappresentava insomma il bambino che ognuno può avere in casa, insomma in quell'età. In genere si dice che sono i Terrible 2, lui è il Terrible 4. Con che quindi in ogni libro mi ha risolto una piccola problematica, una specie di vademecum per il genitore e per il bambino per superare le piccole paure, le piccole difficoltà, eccetera. Attorno a questa cosa io ho inventato tutto il suo mondo,
Nelle illustrazioni usavano degli oggetti fatti con oggetti di recupero, perché loro sono piccolini, quindi vivono in un ambiente dove si presume che gli umani abbiano perso delle cose, loro co hanno costruito con queste cose tutti i loro oggetti, dalle case alle auto, qualsiasi cosa. Beh, nel libro era una cosa Sì, appena ma era accennata. solo visiva questa. Però da lì allora ci siamo inventati che il mondo di Tip è un villaggio, quindi sulle mie indicazioni, chiaramente tutto è provato, viste da tutti, tutti ci hanno messo la loro. Corrado poi ha fatto proprio un villaggio vero e proprio, quindi ognuno ha la sua casa, ogni personaggio ha una famiglia, tutti i componenti della famiglia hanno un mestiere, hanno delle attività, hanno delle caratteristiche, hanno delle cose che piacciono, cose che non piacciono, sono vestiti in un certo modo. E il concetto del riutilizzo è stato portato a un livello superiore perché non solo piccoli oggetti di uso quotidiano, ma Tutto è autovetture, diventato un filo case, conduttore, tutto quanto è costruito con oggetti cose di. che nel libro non c'erano. Ad esempio, il pulmino della scuola, per esempio, era un vero pulmino della scuola nel libro, mentre nella serie È un portamerende è con un pettine, stato con dei che bottoni, con vedremo eccetera. quella. No, questo per dire che chi fa la Bibbia letteraria comunque costruisce un mondo, proprio tutto il mondo, e là dentro poi bisogna stare. Si chiama Bibbia non a caso, nel senso che è scritta da Dio. E da lì, una volta che la Bibbia è approvata, è come la parola di Dio, cioè da lì non puoi uscire, Non se no puoi, esatto. sono fatti tuoi. Che altro dire della Bibbia? Vabbè, dopo la Bibbia mi hanno scritto le storyline, anche queste sono passate attraverso vicissitudini varie, e poi la sceneggiatura. La sceneggiatura, per scrivere una sceneggiatura bisogna avere prima il senso del tempo. Perché una sceneggiatura, queste sono di 7 minuti, 7 minuti. All'inizio, quando incominci a scrivere, ti cronometri, leggi, cerchi di leggere con intonazione, cercando di immaginarti quello che stai vedendo, eccetera. A un certo punto non si sa come magicamente te finisci più o meno all'ottava cartella. Cioè io conto più o meno una cartella a minuto. È una cosa che vi dico così a spanne, non è vera, però su per giù funziona così. Per me dipende poi dalla fonte che usi, un corpo enorme, meglio di no, meglio andare avanti. Nella sceneggiatura ci sono tutti i protagonisti che prima tu hai inventato la storia, poi là dentro li fai giocare con la tua storia e li fai parlare, li fai muovere. Chiaramente ognuno parlerà e si muoverà secondo il suo carattere. In Tip, se c'è quello che è pauroso, dovrà mantenere le caratteristiche del pauroso. Tip è capriccioso, a un certo punto fa il capriccio. L'altra cosa che non vi ho detto è che nella Bibbia comunque c'è una struttura di episodio, quindi in alcuni casi, come in Tip, la struttura è molto rigorosa. C'è un'apertura di sceneggiatura, dove c'è una situazione che ti fa capire in quale ambiente siamo. A un certo punto c'è la negazione, il no è no, che poi qua viene segnalato anche dalla comparsa di chioccioline che entrano così, che fanno un loro commento personale, e poi c'è la risoluzione del problema. La risoluzione del problema però deve venire in questo caso dall'esperienza di Tip, cioè l'adulto lo aiuta ma rimane sempre marginale, in un'ottica di un'educazione che sia fatta sulla propria esperienza personale. Questo è un caso, poi ce ne sono mille casi, comunque in genere la struttura ti viene data. Poi ci sono prodotti dove magari è più libera e in altri meno. Vogliamo vederne qua? No, qua no. Ah, faccio vedere la Bibbia. Sì, se no possiamo anche provare con loro. Una specie di trattamento. No, io volevo far provare a voi, se vi interessa, perché non so, anche per farvi interagire un po', perché parlare della scrittura è molto passivo. E allora vedere se magari riusciamo, per esempio, se uno di voi ha voglia di pensare, io vi do un brief. Cioè, se vi dico, siamo in questa situazione, scegliamo dei protagonisti. Innanzitutto, quando devi iniziare una scena, prima va descritta la scena, quindi qui siamo all'interno. Va descritto un po' all'interno, ci sono delle sedie rosse, ci sono più o meno, non so, una trentina di partecipanti sedute che stanno guardando una scrivania dove c'è un ragazzo col cappello, col fare Perché io? indispettito, che in questo momento sta dicendo:
Perché io, Però descrivendo anche il no, tono, che potrebbe magari è uscire un po' qualcosa di spiacevole, supponente. quindi cambiamo soggetto. Non lo so, se vi va di provare, posso dirvi come. Lui con gli occhiali! Vuoi provare? Per esempio, no, adesso io ti dico, scelgo personaggi, te li scelgo io perché io sono il tuo produttore. Allora, lei con i ricci, lui perché è facile, perché è malato, e lui con gli occhiali a maglia righe. Allora, tu, questi personaggi vanno, puoi iniziare da uno, cioè lo puoi descrivere. Sì, fammi. Ah, come descriveresti, per esempio, non so, lui con gli occhiali? Sì. Non lo, totalmente inventando, ovviamente, visto che non lo conoscono. Sì. Non lo so, magari un smanettone, super genio dell'informatica, Sì. mezzo hacker, Appena molto sì. chiuso, introverso, con tratti di follia randomica, Ci ecco. piace. E la sua famiglia com'è È composta? ricercato, lo stanno ricercando, cioè Ricercato. sono sulle sue tracce. Si sentono già gli elicotteri qua sopra. Famiglia, madre iperprotettiva, figlio unico, Vive con padre, i genitori, quindi, o no? sì, vive con i Con i genitori? genitori, però il padre è morto in guerra. Sì, avrei detto anch'io. Eh no, perché con la madre iperprotettiva, sì, lui è un po' nerd. Il padre non c'è. E poi è un infatti, classico cartone animato, sono tutti orfani, quindi. ha un cane che è anche il suo migliore amico. Ok, con un personaggio del genere, quindi un hacker, uno smanettone, un po' nerd, con la mamma iperprotettiva, chiaramente no, stiamo facendo un prodotto per. Beh, non Non bambini. bambini, bene, quindi abbiamo Sì, stabilito il target che non è per bambini. sicuramente. E quindi, una volta che tu hai un personaggio così, io Ok. ti dico, fammi come potrebbe agire in una serie, cosa potrebbe fare, quindi ambientamelo, dove vive, cioè dove è ubicato proprio il Magari in Nord territorio. Europa, in Nord Europa, in Scandinavia. Scandinavia. Sì. Quindi l'abbigliamento sarà molto pesante. Abbigliamento molto Il cane è pesante. un husky. Il cane è Forse, oppure no, ma c'è una roba surreale. Un levriero con 1.000 cappotti. un levriero iper coperto. Ma vogliamo fare una cosa comica o drammatica? Tragicomica. Tragicomica. Bene. Quindi, con questo personaggio che è il protagonista. Lui cosa fa in Norvegia? Cosa fa in Cosa fa in Norvegia? Beh, Norvegia? lui è uno smanettone, quindi anche se sta in Norvegia Certo. si può occupare di problemi o di situazioni in tutto il mondo. Comunque, in Magari Norvegia, nel suo villaggetto, sì, nel suo piccolo paesino, paesino, abitano magari riesce ad anche attaccare. lei con i ricci, che. Che invece vive da tutt'altra parte del mondo, magari. Ah, vive in Norvegia Sì, sempre. anche lei, sì, perché sennò è un po' difficile, a meno che non parlino solo via Skype, per esempio. Sì, infatti avevo immaginato una roba del genere, che si Sì, trovassero da da tutt'altra parte tutt'altra del mondo. parte. Ecco, così concepito, con due personaggi che parlano via Skype, diventa un po' statico come sceneggiatura, cioè tu te la Certo. immagini da sceneggiare, quindi allora ti tocca tirare in ballo un altro personaggio, Sì. che sia un po', a parte il cane, qualcuno. Ma magari il cattivo è lui, secondo me il cattivo è lui. Il cattivo con la tosse, che vive, quindi va sempre freddo, lui in realtà viene da Bari,
vive in Norvegia ed e è quindi ha sempre la splendidamente tosse. Mi raffreddato. piace, mi piace. Quindi la struttura, adesso abbiamo questi tre personaggi, lui che si è fidanzato con lei, chiaramente si parlano solo via Skype, o comunque sta cercando di conquistarla, lei ma non ne vuole tanto, però sono lontani, poi lui ha messo, non so, l'immagine di un biondone norvegese, fingendo così, e poi abbiamo quello con la tosse che cosa fa lì? Che Cosa cosa fai lì tu? fa? Vediamo, cosa fai lì tu? In questo paesino della Norvegia, con sta tosse? Sono emigrato perché probabilmente non c'era lavoro. Da qualche altra parte ho trovato un lavoro alla cassa del pesce lì in Norvegia. In Norvegia. E quindi lui lo conosci perché viene a fare la spesa da te. Esattamente. Ho Che ha capito. sistemato. Adesso bisogna stabilire però tra voi, e do la palla a te, qual è la vostra, a parte vi siete conosciuti per via del pesce, ma qual è la struttura di ogni episodio secondo te? Cosa succede? Allora, Cioè, cosa può potrebbe essere o succedersi? molto generica, nel senso alla Simpson è una giornata a Springfield, piuttosto che Norvegic? a Norvegic. Beh, in realtà si potrebbe fare così, magari, siccome lo smanettone è un timidone, ne capisce di computer, ma di relazioni umane non ne capisce E nulla. invece lui E che è di quindi Bari. lui, e quindi chiede consiglio a lui, che gli vede sempre pesce avariato, quindi chiede consiglio a lui su come risolvere le questioni. Ogni puntata lui dà dei consigli allucinanti, E lui che che è uno l'altro smanettone esegue. che attua, e Assurdo. Mi quindi... piace. E allora arricchiamo ancora di più il personaggio, perché la comicità, anche se tragicomico, perché lui non ce la fa, la comicità sta nell'inaspettato. Nell'inaspettato. Allora, potrebbe essere che lui, chiaro che è di Bari, e il norvegese dice: questi di Bari ne sanno a pacchi di come si tratta con le donne, Latin Certo. lover, insomma. E invece no, non ne sa niente, neanche lui, Inventato cioè è tutto. l'unico barese che è andato in Norvegia proprio perché e hanno detto che le donne là Esatto. sono un po' più aperte, Esatto. diciamo, e invece Sì. no. E quindi questa abbiamo la struttura. Una volta che abbiamo questa struttura, cioè, la Bibbia nostra sarebbe perfetta. Abbiamo la descrizione dei personaggi, adesso questa è molto così, descrizione dei personaggi, abbiamo l'ambiente, abbiamo le abitazioni vostre, abbiamo la struttura dell'episodio, siamo già a cavallo. Dopodiché va sceneggiato. E allora, come si fa a sceneggiare? Inizia, se ne sappiamo che in questo episodio, generalmente succede. Penso io, ci potremmo trovare a casa dello smanettone che sta facendo le sue cose, sta parlando magari con la fidanzata che cerca di conquistare, ma non ce la fa, e ogni volta dice: ma anzi, si dicono qualcosa di terrificante, come al solito va a finire male, lei gli spegne il computer in faccia, comunque se ne va via la sua immagine, che lui dice: devo andare a quello del pesce, che lui ne sa perché si spalla. Quindi siamo interno, casa dello smanettone. Il cane ha fatto il casino solito suo, oppure tira perché vuole uscire a fare il giretto e lui come al solito dice: aspetta un attimo. Oppure magari il cane è addirittura quello che sa risolvere la situazione. Ma magari il cane è quello che Che alla risolve fine risolve realmente la realmente la situazione. situazione. Che risolve realmente la situazione, però la pensa solamente, non gliela può comunicare. Quindi magari potrebbe anche il cane stesso avere, che ne so, una sua camera Un po' come nascosta, Wall of smanettare anche Endgame. lui sul computer e Ah, e dare fare. gli utili consigli magari al suo compagno amico, così la situazione si risolve per bene sempre alla fine. Giusto, mi piace. Il cane però potrebbe non riuscire a parlare con lui, ma noi lo sentiamo, noi Eh spettatori sì, sentiamo quello che dice esatto. lui, che ne dice di tutti i colori, perché comunque siamo per adulti, potrebbe anche dirne a pacchi, Eh no? già. Lui. Quindi, interno, casa dello smanettone, che gli si chiama? Tu sei norvegese, vero? Quindi ti... Sven. L'IKEA insegna, eh? A casa. Sven, che dice per uscire, dirà: oh, per uscire e andare. Allora, l'espediente è che lui gli succede qualcosa, allora decide di andare da lui, quindi dirà: anche oggi vado da un nome da Nicola, che è di Bari. Nicola, Nicola.
ma non è ovvio. Cioè, tu sei lo stereotipo del barese. Tocca andare da Nicola. Esterno. Vediamo Sven che cammina lungo la strada con il cane che lo tira per farla pipì. Cioè, l'importante è sempre immaginarsi esattamente dove sei, cosa stai facendo, e comunque non lasciare degli spazi vuoti, perché noi abbiamo, so, 5 minuti, 7 minuti, 11 minuti, vanno riempiti. Se l'approccio non è realistico... Sì? Se l'approccio non è realistico, magari il cane lo porta come se fosse un cavallo, insomma, quindi... A lui ingroppa il cavallo, sì, al cane. Al cane. Sì, perché stiamo, cioè, vabbè, dire, un cartone sicuro... animato tutto puoi, la figata del cartone animato è quella, ma io che ti sono la TV ti dico no, no. Cerca di non farlo andare da lui, dal signor Nicola, quindi in qualche modo cerca di depistarlo, di fargli cambiare strada, e qui potremmo giocare qualche gag slapstick, insomma, di quelle classiche da cartone animato. E sempre sfruttare il fatto che è un cartone animato, questo è importante. Quindi hai ragione tu di far cavalcare il cane, però un po' tanto. Ma un chihuahua. No, chihuahua. No, un po' del chihuahua. Vuoi dire qualcosa? No, dico, visto che è una sceneggiatura, la immagino come un film di conseguenza, no? Quello che stiamo realizzando. Sì. Quindi, senza fare anche tutta la passeggiata fino da Nicola, che magari si può realizzare solo la prima volta. A meno che non ti serva. Sì. No, infatti, tutto quello che metti deve servirti. Cioè, esatto. Se non è che metti, hai ragione, sì. Metti il percorso solo perché lui lo deve fare, chiaramente. Perché se lui si ritrova di fronte al monitor a parlare con la ragazza e si ritrova in difficoltà, basta anche vedere la faccia di lui perplesso e l'istante dopo di fronte a Nicola che dà subito la risposta. A meno che tu non voglia invece far vedere il cane che fa delle cose, ti può servire. Sì, tutto deve avere una funzione, perché ogni minuto è un costo e poi comunque devi arrivare alla fine. Infatti spessissimo tu scrivi una sceneggiatura e poi magari stringi e va bene lo stesso, perché hai tagliato delle cose inutili. Comunque super giù così è come si fa una Bibbia, cioè il meccanismo mentale è quello. Esperimento riuscito, direi? Sì. No, era per farvi partecipare un po', perché alla fine non è difficile, è solo entrare nell'ottica... Ma il finale deve essere forse a lieto fine o si dipende può... da quello che è stabilito all'inizio, la Bibbia lo dice. La Bibbia, cioè, se la Bibbia ti dice devi finire bene, devi finire bene. Se la Bibbia ti... Cioè, non è che tu a un certo punto hai fatto 20 sceneggiature in cui finisce bene e dici, oh, questa la faccio finire male. No, non puoi. A meno che tu non faccia i Simpson, no? Puoi fare qualsiasi cosa. Cioè... Però credo che già anche in Bibbia loro sia liberissimo, cioè li puoi usare... Però noi non abbiamo questa libertà. Però nel prodotto per adulti c'è questa libertà. Il prodotto per bambini è molto, molto rigoroso. Beh. È molto rigoroso nel linguaggio, molto rigoroso nello schema, molto rigoroso nei personaggi. Cioè, sono tutta una... Oggetti, ho dovuto togliere tutti i fiammiferi. Sì. Togliere tutte le superfici pericolose. Poi cosa? In origine nel libro, per esempio, era... Tip dormiva in una scatola di fiammiferi, l'abbiamo dovuto cambiare. Perché tutti i riferimenti a cose pericolose non si possono usare, sono anche queste cose oppure, strane. Cos'è che c'erano delle sedie? E poi, che erano a proposito della Norvegia, la Norvegia non voleva acquistare Tip per le proprie TV perché la mamma aveva il grembiule in casa. Hanno ragione loro, in effetti, cioè, da un certo punto di vista, perché comunque c'è la donna con il grembiule, è una cosa d'altri tempi. Ma noi non ci avevamo pensato, nei libri era una famiglia molto tradizionale, lei col grembiulino, e poi sono campagnoli, insomma, fa parte anche dell'iconografia che ci immaginiamo, no? La topina col grembiulino di campagna, no. E dopo invece l'abbiamo convinto perché lui comunque quando esce toglie il grembiule, poi abbiamo un abbigliamento vintage. Ma sì, che si rifaceva comunque al concept originale del libro, quindi... L'abbiamo convinto, però per dire, ci sono tantissime cose a cui fare attenzione, il linguaggio dei genitori, come interagiscono tra loro. È divertente, io penso che i vincoli possono essere divertenti, perché parlavo con loro prima, cioè, è vero, non sei un autore, non hai libertà, però...
per fare questo mestiere deve piacerti proprio scrivere, anche proprio come modo di fare, nel senso che ti dicono: guarda, devi stare entro questo, e se quando devi farcela. E comunque è bello lo stesso, cioè è un altro modo di scrivere, che è quello, è il meccanismo in cui uno deve entrare, cioè non scrivi la cosa tua, ma scrivi qualcosa per altri. E sei bravo se nascondi la mano, c'è differenza tra l'autore del romanzo che fa riconoscere la propria firma nella sceneggiatura, sei bravo se non si vede che quella è la tua sceneggiatura, cioè le sceneggiature di Tip possono essere scritte alla stessa mano e siamo quattro sceneggiatori, li ho diretti io e infatti non riconosco le mie, però è lì che sta, nel senso che è il prodotto che parla, non sei tu. Cioè, c'è scritto il tuo nome, ma tu devi scomparire completamente. Allora sei bravo se riesci a fare quello. E questa è la differenza tra prodotto d'autore. Ad esempio, nel cinema dal vivo c'è un po' il culto della sceneggiatura, cioè, sai, magari tipo pensa a magari sodalizi virtuosi tra uno sceneggiatore e un regista, ad Tu stai esempio, parlando di prodotto unico, però, non di no? serie. No, appunto chiedevo questo discorso sulla sceneggiatura, no? Vale nell'animazione, lo sceneggiatore è. Scompare ovviamente, diciamo, non deve vedersi troppo la sua Nella mano. serie, però, io Beh, dico. appunto, vale solo per la serie, diciamo, nel lungometraggio invece il discorso cambia. Allora, nel lungometraggio può cambiare se il regista vuole che sia così. Nel senso che se è un regista che ti affida una sceneggiatura che dice: io ho questa idea, fammela. Però comunque sarà sempre lì il regista a stabilire cosa gli sta bene. Io adesso dal vivo non so parlare perché non ho scritto niente. Però, per esempio, dei cortometraggi che mi sono stati chiesti, per esempio, ne ho fatto uno, perché anche lì comunque tu sai scrivere, ma poi devi modularti a seconda delle richieste. Quindi io ho fatto anche dei prodotti, uno che è su Padre Puglisi e un altro invece su Giovanni e Paolo. Lì c'è abbastanza un po' la mia voce, ma perché lì comunque è un prodotto unico di mezz'ora. Loro mi hanno chiamato perché mi piaceva loro il mio stile, ma chiaramente mi dicono: vogliamo questo, quest'altro. Per esempio, lo dico anche a voi, c'è il brief di Giovanni e Paolo, è stato: vogliamo fare un prodotto per la ricorrenza della morte di Borsellino e Falcone per bambini. Cosa fai? Cosa fareste voi? La prima cosa che ho detto io, ho detto: vabbè, non li faccio saltare in aria. E mi hanno detto già: bene, siamo a buon punto. Lì avevano testato vari sceneggiatori, quindi in questo caso io ho scelto la metafora. E quindi ho fatto questo mondo di questo mago oscuro che rappresenta la mafia e un mondo di pupi dove ci sono poi questi due bambini che si chiamano Giovanni e Paolo, non sono loro. Parliamo della mafia e c'è una mafia intesa come mafiosità, perché poi quello che ti do devi domandare sempre è: che cosa voglio dire io veramente qua dentro? Per esempio, adesso io ho scritto un soggetto sull'olocausto, anche qui sempre la stessa casa di produzione che si trova bene con me. E mi dice: abbiamo questo sbominamento dell'intervista alle sorelle Bucci, che sono due ex bambine, cioè erano delle bambine che sono state ad Auschwitz, sono sopravvissute loro, è sopravvissuta la madre. Abbiamo questa intervista di loro che raccontano. Anche qui, un prodotto per bambini. Ai bambini io non posso far vedere morti, forni crematori, queste cose qua. Devo usare la metafora, però. Ho detto subito: se io riesco a trovare il modo di usare la metafora senza banalizzare il problema, lo faccio, se no eticamente non lo farò. Perché sono temi troppo importanti. Questo poi sono un fatto personale. Chiaramente tu devi scrivere per una cosa, esce col tuo nome, se tu non te la senti, è meglio che ti tiri indietro. E quindi io mi sono domandata: ma io cosa voglio dire esattamente qua? È vero che io parlo delle esperienze di queste due bambine, ma io cosa voglio dire? Voglio raccontare cosa è successo a queste bambine o voglio dire un'altra cosa? E allora io mi sono detta: io voglio dire un'altra cosa, io voglio dire che il mostro è in agguato, cioè il male è lì, è sempre lì. Cioè quello che voglio dire io ai bambini in questo caso è: fate attenzione perché il male non è riconoscibile come un mostro verde con i denti appuntiti. Il male ha le sembianze di una persona normale.
Cioè, il nazismo, il fascismo contemporaneo nasce in modo sottile, nasce in modo morbido, dolce, cioè entra dentro le persone come uno sciroppo, non entra come una medicina amara. E quindi quello che voglio dire ai bambini è attenzione a questo. Allora io uso la metafora, ma non faccio che i mostri sono i nazisti. Quelli strani sono gli ebrei. In questo caso sono ebrei, però ci sarebbero tutte altre categorie di persone da considerare. E quindi ho detto, oh, allora lì, bene. Per affrontare questi temi, ma come anche tutti gli altri, ti informi. Allora comincio a studiare, chiaramente mi leggo Levi, mi leggo quello dell'altro, e parto dalla metafora. Questo non è ancora uscito, comunque. Vabbè, parto da Primo Levi che dice: se questo è un uomo, voi che state al calduccio nelle vostre case, ditemi se questo è un uomo, uno che lotta per un pezzo di pane, uno che cammina nel fango, uno che muore per un sì o per un no. E lui dice: noi siamo fantocci senza anima. Allora da lì mi è venuta l'idea, nel senso che tu, lo dicono anche queste bambine Bucci, loro sono internate da, scusa, mi disturbo con questa cosa di Auschwitz, no, ma per rendere, cioè, come tu devi ragionare, secondo me, per dare, sapere esattamente dove vuoi arrivare prima di scrivere, cioè il finale è la prima cosa sempre, nei romanzi, come nei racconti, come in qualsiasi cosa, devi sapere cosa vuoi dire, come diceva Bruno. Cosa vuoi dire? Non è che tu fai e poi chissà come finirà. No, tu sai come finisce, tu sai quello che vuoi dire, se no non cominci neanche a dirlo. E allora queste bambine, la cosa che più mi ha colpito di questa intervista a queste sorelle Bucci, che adesso hanno un'ottantina di anni, è che loro erano internate ad Auschwitz, ma loro erano chiamate le bambine dai capelli bianchi perché avevano la mamma russa. Probabilmente erano bellissime, biondissime, con gli occhi azzurri. E c'era questa capo che le trattava un po' come delle bambole. Li metteva i vestitini, metteva i pettinini, e loro dicevano: no, ma noi non eravamo, guardavamo le foto, dicevano: noi non eravamo come quelli che vedevano, no, con vestiti di stracci e magrissimi. E poi dice: ma qual è, avete anche un ricordo bello? Sì, una volta ci hanno dato del pane bianco. Dice: ma questo pane bianco era un filoncino? Dice: no, una fettina. Quindi in realtà loro erano denutrite, loro erano come quelli, ma non si vedevano come quelli. La loro mamma, che era internata con loro, scappava ogni sera per andare da loro e ripeteva sempre a queste bambine: tu ti chiami Tatiana Bucci e hai tot anni, tu ti chiami Anita e hai tot anni. E loro dicevano che la loro mamma loro non la volevano vedere perché la mamma era brutta, era sporca e continuava a dire cose senza senso. Ma questo è ripreso anche da Levi, nel senso che mantenere la propria identità, cioè tu non sei, perché là non ti chiama più nessuno col tuo nome e perdi l'anima, perdi quello che tu sei veramente. E allora da lì ho detto: io voglio dire questo ai bambini, voglio dire il male. E dove meno te l'aspetti, stai attento perché potresti bertelo senza accorgertene e dopo è troppo tardi perché ormai tu quando hai riconosciuto che l'altro è quello da uccidere, ma non perché sei cattivo, ma perché ti stai difendendo, perché questo è il punto, cioè così che nasce il nazismo, cioè tu ti difendi in realtà da questi mostri. Questo volevo dire. E poi voglio dire anche che tu devi essere te stesso, cioè cercare di ragionare con la tua testa. E allora da lì tu dici: utilizzerò questa metafora, non voglio che i nazisti siano mosse, quindi fai questa proposta. E questo era per dire, cioè il punto mio di partenza è sempre quello che voglio comunicare, attualizzare le situazioni, perché comunque ci sono delle storie che tu ai bambini non puoi raccontare pari pari, così la mafia, come Padre Puglisi, come questo. E quindi in questo caso hai un processo diverso. Questo era più semplice, anche Tip all'inizio dicevano sì, perché lui è capriccioso. Allora all'inizio la Bibbia era nata come Topo Tip, il professionista del capriccio. Il libro, tutta la collana del libro fa forza sul capriccio, In realtà ce n'è uno che dice: Topo Tip non fa i no? capricci. Sì, però insomma lui ha queste negazioni sempre. E allora mi ha detto: puntiamo molto anche su spinta della Rai, che secondo me era una bella idea, di fare il professionista capriccio. Quindi io mi ero inventata questo decalogo dei capricci che lui ogni volta faceva, no? Capriccio a tornado, capriccio a trenino, capriccio a, cioè, ogni capriccio mio. Poi invece chi era? Esatto. I canadesi, Tedeschi, tedeschi, sì. non gli è piaciuto e No, quindi è non diventata era, un'altra non cosa. era. Cioè non, lui fa comunque capricci, ma non devono chiamarsi capricci, sono delle negazioni del bambino, perché avevano paura che il personaggio diventasse antipatico perché c'era capricci. A me sembrava simpatico, invece no. No, non è educativo Non. poi far passare il capriccio Ma sì, come. ma perché poi c'è anche questo pudore, nel senso che comunque il genitore, un capriccio vero, come lo affronti?
Invece, se è una cosa un po' così, un no, è un po' più facile. Cioè, cercare di fargliela capire, anche se comunque la mette giù dura, tipo, tante volte. Ah, io penso di aver detto più o meno. Se avete delle domande intanto su queste cose qua, se no. No. No, più che altro. Ecco, la parte, quando hai detto la parte del finale, no? Cioè, giustamente tu dici, giustamente il finale è quello che voglio dire. Però, scusa se faccio questo paragone sempre con il cinema dal vivo, diciamo, ad esempio nel cinema dal vivo, e non parlo di, parlo sempre di lungometraggi, quindi non di serie. Ad esempio, ci sono delle sceneggiature, dette sceneggiature, insomma, di ferro che poi portano ad una, insomma, ad uno storyboard, diciamo, di ferro, che quello è, non si può cambiare. E ci sono anche delle sceneggiature piuttosto aperte che in corso d'opera si può modificare. Ovviamente non che vai a stravolgere, ma puoi Il modificare. dialogo. Questo, ecco, volevo sapere. In animazione c'è, dove comunque i tempi sono rigorosissimi e dove, ecco, ogni frammento di secondo va accuratamente pensato, c'è la possibilità di costruire una sceneggiatura aperta oppure questa cosa è fuori È discussione? fuori discussione. Però. No, è fuori discussione nel senso che durante la stesura della sceneggiatura c'è la libertà dello sceneggiatore, è quella comunque di giocare col dialogo e con le situazioni, nel senso che magari nel soggetto, dopo aver scritto, il soggetto già racconta tutta la storia prima che sia dialogata e messa, insomma, in movimento. Lì lo sceneggiatore, anche se nel soggetto c'è scritto, per esempio, Topotip è sull'altalena, puoi decidere invece che sta facendo tutt'altro, però stai nei tempi. Ma una volta che è approvata la sceneggiatura, da lì non si esce. Perché, ah, ma D'accordo. proprio perché la sceneggiatura, così come la Bibbia, sono approvate da tante persone, Da una sono lunga le TV, catena. sono i produttori, ci sono tutti. Quindi, quando è approvata quella, lo diceva anche Bruno, cioè, cambiare la sceneggiatura si può, dopodiché fai lo storyboard e li stai anche in storyboard, magari in tip, non lo so, adesso questo Disney, dove ci sono dei personaggi che si muovono, però c'è una tecnica diversa perché sono una tecnica mista, così allora magari io do delle indicazioni, per esempio questi sono frutti, dico il frutto, non so, banana è in un locale malfamato, c'è una che balla lo striptease, lancia il reggiseno, lo colpisce in testa, magari invece chi sta facendo lo storico dice no, ma sai che a me mi torna meglio che non so, che si incendi, però se sta in quei tempi il dialogo rimane quello, E si può funziona, fare. sì. Altro Però discorso invece. tendenzialmente è meglio non cambiarne molto. D'altro lato, se è una scrittura per la pubblicità, per esempio, a noi capita spesso di cambiare in corso d'opera non solo la scrittura, ma anche lo storyboard e rivedere tutto. Ma questo perché gli ordini arrivano dall'alto. Quindi per uno spot c'è il cliente che è quello che l'ultimo che E decide. poi in genere Quindi un 3 minuti non è. esatto, sono tempi molto piccole produzioni. Però è lui che decide, quindi anche se tu hai fatto tutto e lui ti dice alla fine no, io adesso voglio che mi mettiate anche questa cosa e tu devi farlo, quindi Chiaramente ci sono i sovraccosti, cioè ovvio, nel lo senso studio tutte le decide se è il scelte, caso e quanto esatto. far pagare per le modifiche, cioè niente è Cioè tutto è indolore. possibile. Ti faccio esempi anche invece di produzioni, tipo la Pixar, che so, è documentato. Che è in corso di produzione, quindi già arrivati persino all'animazione, eliminano addirittura il regista, lo cambiano, quindi rifanno tutto, ripartono da zero, oppure eliminano il progetto. Due famosissimi progetti sono stati da poco cancellati dalla produzione, proprio perché si vede che poteva funzionare forse la scrittura approvata. Già in quel momento si stava facendo lo storyboard, funzionava, si va nell'animazione, inizia a scricchiolare, si inizia a rimettere mano alla sceneggiatura, questi continui avanti e indietro creano un disastro, fanno nascere i
problemi proprio nel racconto, e alla fine non funziona. Però ci vogliono dei grossi capitali alla base. Ovvio, la Pixar si può permettere una cosa del genere, e quindi anche loro hanno... No, certo, però... Sì, sì, succede di tutto. Però diciamo che adesso nella norma bisognerebbe rispettare esattamente... Si vede. Qua siamo nella nostra visita in pizza. Ma noi siamo alla Disney qua. Quali sono i costi di realizzazione? Siamo alla Disney. Pixar. Vedi che c'è Walt. Ah, sì, certo. Nel senso, la visita. Sì, però qua siamo alla Disney. Ok, qua. Pixar. Pixar. Questo è l'incontro di Lasseter, che è uno dei fondatori della Pixar. No, vi racconto un aneddoto di Lasseter, perché Bruno era andato a vedere la mostra che aveva fatto a Milano Lasseter 2 anni fa, sì, e aveva chiesto agli organizzatori se poteva incontrarlo. Quando l'hanno comunicato a Lasseter, mi ha detto: io voglio vedere Bruno Bozzetto perché è il mio mito. E infatti poi lui, c'era lui che voleva conoscere Bruno in realtà, e infatti poi l'ha invitato in Pixar. Dove Bruno ha tenuto una lezione. Una lezione, e noi siamo andati tutti di corsa. Ovviamente, tutta la famiglia al completo. Loro che ci aspettavano, insomma, era una cosa anche quasi da fantascienza. Ed è bellissima. Ed è all'interno hanno la piscina, il campo da tennis, il parrucchiere, la questo qualsiasi... l'ingresso. Perché vede. Vivono lì dentro praticamente. C'è una che ha partorito, che è il bambino. Questo è con... Questo è il giardino. E stavano facendo Brave. Erano tutti, e al reception c'era uno vestito da Brave. Erano tutti, sì, vestiti era, da... Siamo arrivati quando era irlandese. Appena conclusa la produzione di Brave, quindi c'era l'esposizione di tutto il materiale. Comunque, lui è Andrea Bozzetto, primo figlio di Bruno, lei sono le due figlie gemelle, e l'altro figlio, ha 4 figli. Poi questo qui invece è Pietro Pinetti, che è il socio di Andrea, che hanno riaperto la Bozzetto, che è di Bruno. Lui è Federico Fiocconi, e lei è la nipote di Walt Disney. Questa è Diane, che è la figlia di Walt Disney, che purtroppo è morta. È caduta dalle scale. Infatti avevano fatto una mostra all'interno del museo Disney Family di San Francisco su Bruno, e lei doveva inaugurare la mostra, invece è morta prima la mostra, poi si è fatta. Non è andato Bruno alla presentazione. Non è andato Bruno alla presentazione, però ha fatto una mostra all'interno. Ok. Prima stavi parlando della Bibbia letteraria, no? Poi hai fatto un attimo una breve parentesi sui Simpson, no? Cioè, nella Bibbia letteraria hai detto c'è una, diciamo, quindi il concept, descrizione dei personaggi e come interagiscono i personaggi tra di loro, l'ambiente in cui vivono i personaggi, e quindi una sorta di summa degli episodi. Non è una summa, sono storyline, sono sì. Piccole... un riassunto dei riassunti dei riassunti, cioè, di cosa succederà nella serie. Per dire, Topo Tip non vuole fare il bagnetto, ma troverà il modo giusto per risolvere la situazione. Adesso dico una scemenza così per dire. E questa è una storyline per far capire a chi ti darà poi il denaro per produrre quali saranno più o meno il senso degli episodi. Dopo le storyline scrivono le sinossi, che invece sono un pochino più lunghe. Sempre nella Bibbia letteraria? No, ma dipende, a volte te lo chiedono, non fa parte della Bibbia letteraria, però di solito fa parte del bagaglio che tu ti porti per descrivere il tuo progetto. Comunque la sinossi è una parte un pochino più descritta, ma sempre in 5-10 righe massimo, e poi c'è il soggetto in cui invece dettagli come avverrà l'episodio. Alcuni ti chiedono anche un trattamento di soggetto, quindi vuol dire un soggetto ancora più lungo, dove tu descrivi meglio gli ambienti. A volte io, per esempio, ognuno ha il suo stile, io a volte metto anche dei frammenti di dialogo, perché un po' perché mi vengono spontanei, un po' perché secondo me si capisce meglio il taglio che avrà poi la sceneggiatura. E poi, se la sceneggiatura la devo fare io, almeno ho già degli spunti. Ma ogni personaggio ha un proprio vocabolario personale? Sì. Cioè... è importante anche questo all'interno del... È importante anche questo all'interno di una
di una Bibbia Sì, è letteraria, importante sì creare il nel caso vocabolario ti del venga personaggio. richiesto, soprattutto dei protagonisti. I Eh protagonisti sì, magari possono essere un po' meno. ma anche per te, nel senso poi dopo Certo, ti troverai a certo. Dopo ti, per scrivere. esempio, all'inizio avevo un vocabolario e anche lì si è discusso a lungo e cambiato tantissime volte, ma aveva delle espressioni sue tipiche. Poi Infatti. invece, dato che va tradotto in molte lingue, Questo viene. è stato, insomma, si è deciso di lasciar perdere. A volte dice sono stufato, ma più di quello non dice perché poi era difficile la traduzione. Anche se era pensato di farlo parlare un po' come bimbo piccolo, nel senso utilizzando comunque un linguaggio corretto. Ad esempio, io mi sono battuta fortemente per i congiuntivi e i condizionali, perché non mi frega niente che un bambino piccolo, ma deve parlare bene, perché comunque i fruitori, secondo me, devono sentir parlare bene, E in certo. modo corretto, anche se è semplice, perché poi Come anche il quando si bambino leggevano dice: le come mai lui favole. coniuga i verbi, io no, non te E lo come dirà quando si mai. leggevano le favole, cioè Totò, Rosso e Cenerentola non sono state scritte Infatti, senza. quindi comunque nel linguaggio, però volevamo tenere magari dei difetti di pronuncia piuttosto che dire delle cose, ma anche quello poi hanno detto no, abbiamo paura che poi il bambino, dato che il preschool è ancora più complesso, cioè perché hanno paura che il bambino non capisca. Per me, e lo dico in streaming, non è vero, perché i bambini hanno una capacità di comprensione che è altissima e soprattutto si può vivere anche a tanti livelli, cioè come a noi piacciono dei film che sono per bambini perché hanno tanti livelli di lettura, quelli della Pixar, insomma, hanno dei riferimenti anche per grandi, così potrebbe essere anche per loro. Però sì, in genere si descrive bene come parlano. Anche perché qui magari una stessa parola viene ripetuta più volte, si Sì, crea una specie di tormentone. i tormentoni, per Esatto. esempio quello di Topotip di solito è il no e no. No e no, Sì. quando, più ne hai e meglio è, chiaramente. Sì, poi quando vengono scelte anche le voci diventerebbe anche più facile, ma in genere le voci sono scelte dopo, quindi non lo sai, a meno che tu abbia proprio il personaggio famoso. Per esempio, invece, nelle sceneggiature che sto scrivendo adesso per Disney Expo, io sapevo che i testi che scrivevo in collaborazione con Rocco Tanica erano letti da Bisio, allora io ho scritto per Bisio. Tutti conosciamo Bisio, quindi io ho cercato di assecondare il suo umorismo. Eh sì, poi ti devi anche Quindi in quel rapportare al caso tu hai personaggio. già il personaggio e quindi scrivi, quindi se no te lo inventi tu e sì, più indicazioni hai e più è facile. Tante volte non te lo danno in Bibbia e provi ad immaginarti come potrebbe essere a seconda del carattere, cioè se uno è taciturno, è antipatico. Però in Bibbia, hai ragione, sei stata brava a fare questa domanda, ti viene anche specificato, frasi ricorrenti si chiama. Tipo, mannaggia i pescetti, che ne so. Frasi ricorrenti e le metti se ci sono. Prego. Chi è Babbo? Vediamo qualche feedback, no? Vediamo Sì. dopo tip. Sì, Basta. l'ultima domanda. Sì. Ero rimasto colpito dalla frase secondo cui lo sceneggiatore deve scomparire. Più che scomparire, ti deve mettere totalmente a servizio della Bibbia e di chi l'ha scritta. Perché voglio dire, se la Bibbia viene scritta da te, chiaramente gli altri sceneggiatori devono mantenere la tua mano. Pensavo a PsicoVip. PsicoVip, penso che la Bibbia abbia scritto a Bozzetto, Bruno o qualcosa di simile. Insomma, si siano mantenuti tutta. Sì. L'ho Cioè, come scritta, ma io funziona? la scrivo su indicazioni sue, Quindi comunque c'è certo, e viene la approvata da mano lui, dell'autore che sarebbe sì, è lui. suo, sì, è sua, Quindi in ma quel anche caso. tutte le altre Bibbie io scrivo per qualcun altro, e anche nel caso in cui mi venga chiesto, vorrei fare un film per ragazzine adolescenti, io te lo invento, o ti faccio 3-4 proposte, poi tu la scegli e poi tu comunque sarai tu a decidere per me, cioè io sono al tuo, nel senso che non Cioè, è, dal punto di vista del ne nascondo, nel committente. senso la mia creatività è al tuo servizio, non è che mi nascondo. Volevo dire, nel nascondersi è nel senso di omologarsi, cioè deve esserci un'unica mano, soprattutto quando ci sono tanti sceneggiatori, cioè devi cercare di mantenere, che poi vabbè, è anche il lavoro dello script editor, che è lui poi che coordina e che vede, smussa laddove esce fuori prepotente. Per esempio, uno dei sceneggiatori con cui collaboro, che è meraviglioso, che è Nicola Ioppolo, è uno che io ho scelto perché ha idee sempre fuori di testa, però lui va sempre, le chiamo le ioppolate, le sue, va sempre ricacciato entro i limiti.
però sai, è funzionale perché magari fa quelle cose che nessuno sarebbe venuto in mente, le devi cassare perché gliele stronchi, ma lo stesso rimane quel guizzo che ti serve. Altri invece sono ligissimi, allora gli devi dare un pochino di pepe tu. Cioè, quello è il lavoro da script editor, che è complesso, è divertentissimo, è bello, perché a uno che piace scrivere piace anche leggere e anche le cose degli altri, è interessante anche quello dare le direttive. Poi a seconda dei tempi che hai le puoi rimandare indietro allo sceneggiatore una o due volte e poi al limite dai tu una sistemata finale. Sì. Invece tornando ai Simpson, no? Dicevi in quel caso il finale è aperto, cioè no, non io si non stabili... lo so, no, ho detto... no, dico, cioè ipotizzavi in quel caso come funziona. Ho detto che può darsi, non lo so, che in Bibbia ti venga indicato, hai libertà assoluta su quello che può succedere. Adesso una serie come i Simpson è anche poco citabile come esempio perché è talmente storica e ormai penso che loro si possano permettere qualsiasi cosa, ma insomma chiunque veda una puntata di Simpson capisce bene che là c'è libertà assoluta, cioè non credo che ci siano limiti anche alla sua forza, però lo può fare. Magari all'inizio avevano uno schema anche loro, penso che adesso invece è come la vita vera, cioè ci sono dei personaggi che vivono, se hanno dei caratteri forti come quelli dei Simpson, nel senso che ormai li conosciamo tutti come se fossero i nostri vicini di casa, ce li abbiamo tutti come vicini di casa i Simpson, li conosci così bene che anche da sceneggiatore è facile fargli vivere una giornata, poi gli fai capitare, di solito magari lo schema loro può essere capita il personaggio esterno oppure in ogni episodio, visto che un filone è stato quello di far diventare protagonista uno dei personaggi secondari. Però ecco, non saprei dirti com'è la Bibbia dei Simpson, ma immagino che non sia come le mie. Ho un sospetto vago. Comunque, in Bibbia ti viene detto, finale, io non ho mai visto un finale libero, non escludo che al mondo ci sia, e per quello che citavo i Simpson, però in genere la Bibbia dice come si devono concludere. Cioè, nel caso di Tip deve risolvere il problema, quindi tu non puoi finire un episodio senza che lui non l'abbia risolto, perché sta tutto lì. Allora, io direi che possiamo andare in pausa pranzo di un'oretta, quindi ragazzi, ormai siete, insomma, esperti di schegge animate, ci vediamo qui alle 2:30 per ricominciare. Nella seconda parte faremo appunto vedere una piccola selezione dei lavori dello studio Bozzetto che abbiamo fatto negli ultimi anni, compresi alcuni lavori che stiamo facendo in questo momento, quindi non ancora terminati. E quindi non in streaming. E poi apriremo proprio il capitolo Topotip, dove partiremo dall'inizio e faremo vedere tutto il materiale realizzato in questi 5 anni di lavoro.